Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi, giornata numero 26 del nostro viaggio, la ottava del main event delle WSOP 2013, vi parleremo. Di quanto possa essere costoso, ma allo stesso tempo anche economico, fare shopping a Las Vegas. Di un pezzo del lago di Como che bagna Sin City, il Bellagio. Cosa non deve mancare nel kit di sopravvivenza per affrontare il main event? Ma subito, copertina doverosamente dedicata ad un risultato senza precedenti nella storia del poker italiano. Tre azzurri, infatti, Gaetano Preite, Sergio Castelluccio e Andrea Dato, sono inseriti nella lista di 68 giocatori che si giocheranno nel Day 6 l'accesso agli ultimi tre tavoli del main event. Pensate che in 44 edizioni del campionato del mondo erano arrivati così avanti solo tre italiani in tutto, Corrado Montagna nel 2009 e Filippo Candio e Gianni Di Renzo nel 2010. Se una simile performance è qualcosa che non dovrebbe emozionarci, allora spiegateci che cosa mai dovrebbe. Ma a proposito di emozioni, andiamo a sentire quali hanno provato i nostri tre alfieri. Diciamo che due sono le emozioni più forti che ho provato, sicuramente soddisfazione nella mano in cui ho fatto un hero call al river dopo che ho chiamato tutte e tre le strade con Isai, e ha un ottimo giocatore tra l'altro, quindi insomma al main event delle World Series fare un hero call del genere di tante chips è comunque una soddisfazione. Seconda emozione, contrapposta alla prima, è grande delusione per lo showdown dell'ultimo livello in cui KK contro Assodama mi ha preso l'asso. Certo, ne ho visto un miliardo di questi showdown, ne ho persi un miliardo, però qua alle USOP brucia particolarmente. Sono partito con i miei quasi 800.000 e avevo deciso di scontrarmi con un avversario per giocarmi il colpo del torneo. Non aveva una mano fortissima, però aveva comunque una coppia di jack. Io avevo i miei asso K, gli ho pushato l'in e lui, dopo aver pensato un po', mi ha chiamato. Sono mantenuto di jack, io sono crollato 200.000 e un po' lo sconforto mi aveva preso. Poi la seconda emozione è quella di vedere pian piano i giocatori che diminuivano allo schermo e piano piano il mio stack saliva. Dunque, oggi sono arrivato all'inizio un po' in ritardo, ho perso la prima mano, poi appena seduto ho avuto un buon rush e mi sono portato subito su, ho quasi raddoppiato le mie chip senza andare allo showdown, ho vinto due bei colpi e quindi l'umore è salito. Poi mi hanno spostato al tavolo televisivo e lì sono stato praticamente card dead, come la televisione potrà testimoniare. Ho fatto 6 ore di 9-2, 8-3, proprio carte ingiocabili, situazioni ingiocabili in un tavolo di squali proprio. È stata veramente dura. Il main event, come starete cominciando a capire seguendoci, non è un torneo come tutti gli altri. Con livelli da 2 ore, oltre 6.000 iscritti e ben 7 giorni di gioco per approdare al tavolo finale, può a buon diritto essere definito una vera e propria maratona, per affrontare la quale bisogna essere preparati di tutto punto. Andiamo a scoprire assieme a Luca Pagano che cosa non deve mai mancare nel kit del Poker Pro che vuole diventare November 9. Allora, il kit del piccolo giocatore di poker alle World Series qui a Las Vegas. E proprio perché siamo a Las Vegas, io vi consiglio di portarvi una giacchettina, una felpa, un maglioncino, quello che volete, perché fuori a Las Vegas ci sono 45 gradi reali, dentro ci sono circa 18-19 gradi reali. Quindi andare dentro e fuori senza una cosa del genere a me manda all'ospedale. Ci sono già stato una volta, quindi fate un po' come volete. Poi, cos'altro c'è qua? Beh, cappellino, fondamentalmente proprio un must per il giocatore a Las Vegas. Qui abbiamo un paio di telefoni, uno italiano, uno rigorosamente americano, per
comunicare con gli amici qui in America, perché sempre più italiani sono qui a Las Vegas a giocare, e soprattutto anche per fare gli update via Twitter, via Facebook. La connessione qui a Rio praticamente è come se non ci fosse, quindi ci si organizza. Siccome il roaming poi è una delle più grandi truffe del secondo millennio, abbonamento T-Mobile, $3 al giorno e ci siamo. Vediamo qui, spero di non tirare fuori cose che non si possono inquadrare. Ah beh, gli occhiali, è un must per il giocatore di poker. Non vado sempre in giro con gli occhiali da sole, quando vado a letto, quando c'è poca luce, tendo ad usare anch'io gli occhiali da vista, soprattutto quando non ci vedo, e ci vedo sempre meno. Passaporto per poter giocare. Se volete un consiglio, portatevi sempre dietro la patente. Non è un documento veramente riconosciuto qui in America, però per bersi una birra, per giocare alle World Series, dovrebbe essere più che sufficiente. Se proprio dovete perdere un documento, perdete la patente e non il passaporto. Questo era un pochino il messaggio. Chiavi, perché andare avanti e indietro in taxi costa. Si prende una bella macchina, ho preso una bella Ford Mustang Convertible, che con 45 gradi all'ombra è una buona idea, infatti non l'ho mai scappottata. Vabbè, iscrizioni varie. Vabbè, questi sono i bigliettini da visita, sai mai che si viene a fare un po' di business e parlare. Anzi, se ci siete, visitate www.paganoeves.com. Tac, beccata. Cos'altro posso tirare fuori qua? Liquirizia per la pressione. Beh, questo da bere, un tè. Si sto traslocando, ragazzi. E una barretta proteica. Consiglio le barrette proteiche piuttosto che quelle di ricche di fibre, perché poi, insomma, sapete, qui per andare in bagno ci vogliono circa 20 minuti tra coda e il resto, quindi stiamo leggeri e soprattutto tanta fortuna. Ve lo ricordate il Manzoni e quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno? Bene, proprio lì, affacciato su quelle acque, c'è un paesino meraviglioso di nome Bellagio. A Las Vegas, di posti popolati da bravi o da parroci timorosi, proprio non c'è traccia. Di Bellagio però sì che ce ne sono di tracce. Le legge per noi quella zecca garbugli del Pesca. È tempo di Maxima Vegas. Il Bellagio. Nome ovviamente italiano, dalla provincia di Como. Il Bellagio è stato creato attorno al 2000 da Steve Wynn, che dopo il progetto del Mirage ha completato forse il casinò che è ancora il più bello che c'è a Las Vegas. All'interno di questo casinò è stata creata una poker room particolare, perché è stata la prima che ha messo per esempio dei quadri all'interno della poker room con i più famosi giocatori. Non solo questo, ma poi ha creato un'esclusività, perché ha fatto la doppia high roller, cioè il floor normale dove c'erano i tavoli normali, poi un gradino per andare in una parte dove c'erano quattro tavoli dove si gioca a high stakes, e poi addirittura una sala con vetri, quindi la gente può guardare dentro, però con un host, quindi una persona che non ti fa entrare, dove giocano su tavoli ancora più grandi quanto ci sono state partite, fino a giocare a 10.000, 20.000 con anche 10 milioni sul tavolo, quindi un qualcosa come le partite più grosse legali al mondo. Bellagio è stato il mio ufficio per un bel po' di tempo, perché il mio ufficio l'ho spostato dal Mirage al Bellagio
perché quando ero pro, qui a Las Vegas esclusivamente, giocavo tutte le notti e la partita che giocavo io si è spostata al Bellagio come tanti pro. Se andate a fare shopping nella galleria del Bellagio o ad uno dei negozi del vicino Crystal, ve lo dico ragazzi, siete rovinati. Ma a Las Vegas le opportunità di acquisto a prezzi modici comunque non mancano. Se poi vi accompagna un cliente abituale come Ale Chierato, magari ci scappa pure lo sconto extra. Hashtag Vegas, forse è meglio andare agli outlet ragazzi. Hashtag shopping. A differenza di quel che si pensa, Las Vegas può anche essere un posto conveniente a livello di shopping, nel senso che ci sono molte vie all'interno dei casinò dedicate alle maggiori marche mondiali, quindi chiaramente si trovano prezzi assurdi, prodotti nuovi, tutte le novità di tutte le ultime marche, eccetera. Ma a dire il vero ci sono molti outlet dove la maggior parte dei giocatori vanno puntualmente a fare una missione punitiva, dove veramente si può risparmiare, perché sono cittadelle di 100-150 negozi con tutte le maggiori marche mondiali, in cui le cose costano, intanto c'è la proporzione euro-dollaro e più o meno siamo lì, quindi già se le cose costassero come in Italia però in dollari costerebbero meno, ma spesso costano anche la metà, due terzi o addirittura un terzo rispetto ai prezzi che ci sono in Italia. A molti miei amici, anche a me è capitato di dover comprare un trolley aggiuntivo per tornare in Italia quando era ora di rincasare, perché non ci stava più nulla in valigia da quante cose si comprano. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani. Troverete ad aspettarvi il Tournament Director delle World Series, Jack Effel. See you tomorrow, guys!